Quali sono i motivi di questo sit-in che si tiene questa mattina qui a Chiediscalo? Sì, noi siamo molto preoccupati per il futuro occupazionale di queste due aziende riconducibili al signor Tomassetti, la Tomassetti Meccanica di Precisione di Chiediscalo e la Meccanica Eltom di Casalingo Ondrada. Diciamo, sono quasi una cinquantina di lavoratori fra tutte e due le aziende. Siamo molto preoccupati perché l'azienda sta subendo un calo importante di commesse, ma nello stesso tempo subisce anche un problema di salute della proprietà. Noi pensiamo che c'è solo un'unica soluzione in questo momento, c'è bisogno urgente di un amministratore di sostegno che tuteli gli interessi dei lavoratori, quindi i posti di lavoro e in fin dei conti anche gli interessi della proprietà aziendale. Ovviamente i lavoratori sono preoccupati per il futuro occupazionale? Certamente, noi siamo fortemente preoccupati, i lavoratori, noi pensiamo che se non si corre a rimedi nei prossimi massimo 3-4 mesi, veramente la vita di queste due aziende e quindi l'occupazione di queste 50 persone sarà messa a dura prova. Parliamo di aziende che si occupano di meccanica di precisione. Sì, queste due aziende sono specializzate nella rettifica e nella tornitura di materiali ferrosi. Sono aziende che annoverano nel loro cachet di clienti importantissimi, multinazionali, molto importanti a livello nazionale ed internazionale.